60 anni del marchio Trevalli sono un momento che spiega il saper fare marchigiano che ha portato questa azienda a essere ai livelli come player nazionale. La capacità che ha avuto Trevalli in tutto questo periodo è quella di aver saputo anticipare le tendenze del mercato e produrre prodotti di qualità. Trevalli ha un fatturato di circa 250 milioni di euro, per oltre il 50% è fatta con prodotti altamente innovativi, sia a base latte sia a base vegetale. Questo verrà sviluppato ulteriormente nei prossimi anni perché la tendenza di mercato va proprio in questa direzione. La zootecnia sicuramente nelle aree interne, nelle aree collinari di alta collina è una necessità, è una delle poche attività che possono essere svolte e gli agricoltori in queste aree possono svolgere un ruolo importante a tutela del territorio. Cooperlat è una grande famiglia prima di essere una grande azienda, ha avuto momenti alti e momenti più bassi. Questo momento qui è una fase, diciamo, di crescita, è stata per noi che arriviamo dalla Lombardia un matrimonio sicuramente fortunato, perché Cooperlat ha un valore aggiunto che noi non abbiamo, quello della vegetale, perché la vegetale rappresenta un po' il core business dell'azienda. In questo caso non si tratta soltanto oggi di festeggiare un'azienda che ha raggiunto 60 anni di attività, ma si tratta di difendere un presidio di produzione che non ha soltanto effetti economici importantissimi per il nostro sistema allevatoriale, ma addirittura tiene insieme le aree interne della nostra regione, della nostra provincia, del nostro paese. Le aree più impervie, quelle che sono considerate le aree difficili da vivere, sono quelle che tengono vive i nostri allevatori. Perdere l'allevamento, perdere l'attività allevatoriale significa anche impoverire il nostro paese, anche impoverire quel presidio dei contadini e degli allevatori che sono i veri difensori dell'ambiente. Ma guardi, la zootecnia italiana io credo anche da questo punto di vista sia un altro esempio virtuoso, il benessere animale messo al centro, grande garanzia di equilibrio, allevamenti intensivi ridotti al minimo, abbiamo visto anche le immagini degli allevamenti dei produttori di latte in questa regione, però c'è un tentativo di stigmatizzare invece l'allevamento, di porlo al centro dell'inquinamento come se i nostri allevatori fossero colpevoli del cambio climatico, quando invece le cose non stanno affatto così ed è oggettivo. Oggi l'Italia e l'Europa rispetto ad altre nazioni sostanzialmente inquinano in maniera molto marginale, certamente non possiamo pensare a un mondo senza l'allevamento e senza l'agricoltura, che metterebbe davvero in discussione il nostro sistema creando disastri in termini di dissesto idrogeologico.